Questi li farete tutta l'estate. Guarda qui che meraviglia. Wow. Prendo un chilo di patate e le sbuccio. Una volta sbucciate, taglio le patate a metà e le metto nella pentola con acqua abbondante. E ora mi sposto qui ai fornelli e faccio cuocere le patate per circa 15 minuti dal bollore. Ci siamo, controlliamo la consistenza delle patate. Sono morbide, perfetto, quindi spegniamo e andiamo a scolarle. Ora faccio intiepidire le patate, quindi le metto da parte e prendo un peperone e lo taglio finemente. Metto il peperone in una padella e ora prendo una zucchina e faccio la stessa cosa, la taglio a cubetti piccoli. Ora prendo una manciata di pomodorini e li taglio a pezzetti. Aggiungo olio, sale e mi sposto di là ai fornelli. E quindi faccio cuocere le verdure per una decina di minuti. Ci siamo, le nostre verdure sono pronte, spengo e ci spostiamo di là. Nel frattempo anche le patate sono diventate tiepide e quindi adesso vado a schiacciarle con lo schiacciapatate. Ora aggiungo 65 g di fecola di patate. Ora aggiungo del pepe, del sale, mescolo bene il tutto. Ora con il cucchiaio prelevo un po' di composto di questa dimensione, lo appiattisco in modo da ottenere un dischetto, così. Ora al centro vado ad aggiungere del formaggio vegetale fatto in casa. Tutto ciò che vi serve è lo yogurt di soia e del sale. Potete farlo con la nostra ricetta. Ok, e poi aggiungo le nostre verdure che abbiamo cotto prima. Che bei colori, Diana. I colori dell'estate. E ora prendo di nuovo del composto, lo lavoro con le mani, in modo da ottenere un secondo dischetto nella stessa dimensione. Quindi adesso lo appoggio sopra e cerco di sigillare perfettamente il nostro tortino, oppure come vogliamo chiamarlo. Aiutateci a trovare un nome per questa ricetta. Tortino a me piace. Tortino di patate ripieno. Mamma mia, che buono. Il primo tortino è pronto, lo metto sul piatto e faccio la stessa cosa con tutti gli altri. E una volta pronti andiamo a cuocerli in padella con dell'olio d'oliva. Mi raccomando, teneteli d'occhio così non li bruciate. Adesso giriamo dall'altra parte e cuociamo così per un paio di minuti da entrambi i lati. Ci siamo, sono pronti, quindi andiamo a metterli sul piatto. Ci siamo, i nostri tortini sono pronti. Lasciate un mi piace a questo video, ragazzi, se questa ricetta vi sta piacendo tantissimo, e condividete il video soprattutto. Per noi il vostro supporto è fondamentale ed è solo grazie a voi se siamo qui e saremo qui ogni giorno a condividere ricette con voi. Andiamo ad assaggiarli, Diana. Ci sono pronta. Andiamo. Guardate come si tagliano perfettamente. 3, 2, 1. Wow, mamma mia, ragazzi. Ma che ripieno cremoso. Wow. Che dirvi, ragazzi? Vado, eh. Si sciolgono in bocca. Mamma mia. Questi dovete farli.